Oh mio Dio, che cosa appena fatto! Grazie per questi 6 fantastici anni assieme. Salve a tutti YouTube, si fosse Filippo Ferenza qui con una nuova puntata di Panini Ignorante. Ancora sono pieno di roba strana in faccia. Benvenuti, nuova puntata, nuovo Panino Ignorante. Questa volta si sale di livello in una maniera incredibile andando a fare il Fluffy Screamer Burger. E per fare il nostro hamburgerazzo ci servirà il nostro fidato panino di riferimento. Oh, è soffice. Il fantomatico Fluff Marshmallow, della cipolla, il nostro fantastico cheddar cheese, la nostra screamer sauce. Boom! È un hamburgerazzo da ben 190 grammi. Mamma mia! E per fare la nostra screamer sauce ci serviranno 2 wurstel, Worcestershire sauce, yellow mustard, ketchup, salsa sriracha e del concentrato di pomodoro. E ovviamente non possono mancare le spezie: cipolla, aglio, pepe nero, dado e del labanero al cioccolato, perché chiaramente non c'è abbastanza peperoncino. Sì, quindi prendiamo i nostri 2 views e li tagliamo a mo' di... Ce l'avete presente la carne del ragù? Ecco, molto piccola, però che abbia una sorta di consistenza. Ecco, questa grandezza qua, esattamente. Quindi ora andiamoli a cucinare. Quindi padella bella calda e andiamo a mettere i nostri wurstel. Spatolina bella rosa e andiamo a cacciare via tutti quanti gli oli che sono contenuti dentro il wurstel. Mi raccomando, non aggiungete burro, olio e altre menate simili, perché uscirà anche un sapore eccessivamente salato che non sarà sicuramente molto buono per la nostra salsa. E ora che si sono cucinati per benino, andiamo ad aggiungere la parte liquida dell'impasto. Ketchup, mostarda, sriracha, Worcestershire sauce, questa è a gusto, a sapore, e passate di pomodoro e un goccettino d'acqua per diluire. E ultimo ma meno importante, aggiungiamo tutte quante le spezie. Mischiamo delicatamente e appena si rapprenderà un circa 10 minuti, la possiamo togliere dal fuoco. E vedete come piano piano si è rappresa? Ora io direi di farla tirare un altri 2 minuti massimo e poi vediamo se l'assaggiamo e vediamo se non moriamo. Ed eccola qua la nostra salsa e... addio! E ora vediamo se è buono o meno. Buona! Quindi padella bella calda è... esatto! E visto che ormai abbiamo studiato, quanto tempo lo dobbiamo tenere? Quanto tempo lo dobbiamo tenere questo fantastico bel pezzettone di carne? Esattamente! 2 minuti parlato! E ora il momento che tutti quanti noi aspettiamo, ovvero... guardate che bella questa fantastica crosticina che c'è qua di lato, guardate che bello, lo sentite? Perfettamente media cottura, così ci piace. E ora andiamo a mettere il esatto fromage. Mettiamo questa bella copertina di formaggio sull'hamburgerino. Quindi ora che cosa facciamo? Mamma, quanto bravo, quanto siete! Un goccettino d'acqua e coperchio! Fire! Un paio di secondi, il tempo che si scioglie. Shh, non lo disturbiamo! Quindi prendiamo la nostra fantastica cipolletta e la tagliamo e la dobbiamo fare diventare una sorta di cubo cubettoso. Quindi ta 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 dall'altro lato ta 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 ta.
bello cubettoso. E nell'attesa di vedere il nostro fantastico panino, lo tagliamo a metà. E come sempre, mamma mia quanto siete bravi! Quindi, panino 1, panino 2 e coloriamoli come sempre. Non li dobbiamo fare bruciare. Coloriamoli, bravissimi. Coloriamoli, coloriamoli. Ma che cos'è questo? Che cos'è? Che cos'è? Quanto sono bravo! Ora però andiamo ad assemblare il panino. Yeah! Esattamente, ed eccolo qua il nostro panino. Vi posso dire che ho una sorta di paura per quello che ho buttato giù in questo panino. Però mi sta facendo venire una goduria, una voglia di mangiarmi questo panino in una maniera indescrivibile. Quindi il vostro Filippo Ferenza vi saluta. Ci vediamo la settimana prossima, credo, spero, se riesco a superare la notte dopo aver provato questo panino. E iscrivetevi al canale, condividetelo ovunque. Come sempre, buon appetito! Addio! Fofofo!